Vergine, buongiorno. Andiamo a vedere anche per voi l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio 2024. Vediamo che cosa accade di questa settimana e quali sono le novità. Ma nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina se non lo avete ancora fatto, per rimanere aggiornati sulle cose che facciamo su questo canale. In più, nella voce descrizione sotto il video trovate la mia email e il mio numero di telefono per ulteriori informazioni. Potete tranquillamente scrivermi. Adesso andiamo invece a vedere che cosa ci riserva questa settimana per voi della Vergine. Vergine, segno ascendente Luna e Vergine e Venere, scusatemi, dal 6 al 12 maggio 2024, cosa accade in questa settimana e quali sono le novità? State andando verso una chiusura. State andando verso una chiusura perché emergeranno comunque delle novità. State andando verso la chiusura perché? Perché la situazione non è dei migliori. Quindi state chiudendo una situazione o state chiudendo addirittura una storia. Ci sono delle novità, c'è chi si sente in modo aggressivo, c'è chi si sente invece messo in disparte, lasciato da solo al freddo, proprio per delle difficoltà esistenti. 10 di coppe rovesciato. Quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 6 al 12 maggio 2024? Ci sono delle difficoltà, c'è un dolore che non permette a dei progetti comunque di andare avanti. Anche per voi ci deve essere una chiusura di ciclo, dovete chiudere comunque qualcosa, portare a termine comunque qualcosa. Le difficoltà stanno creando troppe tensioni, stanno creando troppe preoccupazioni e infatti c'è un qualcosa che sta andando avanti, ma in senso negativo. Vediamo questo 9 di bastoni rovesciato, quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 6 al 12 maggio 2024. Questa situazione vi manda in crisi, vi blocca a livello emotivo, vi crea un dolore proprio dentro. Qua si sta parlando comunque di coppia. Potrebbe esserci il ritorno di qualcuno o potrebbe eventualmente esserci un cercare di risolvere delle problematiche dove non si riesce a risolvere perché ci sono delle difficoltà e quindi si pensa chiaramente a una chiusura, a chiudere comunque qualcosa, che sia un ciclo, che sia la situazione stessa, che sia una relazione, si deve chiudere qualcosa. E andiamo a vedere questo 3 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole dare alla Vergine dal 6 al 12 maggio 2024. Imbrogli, bugie, sotterfugi, attenzione alle persone non affidabili. Dovete chiudere assolutamente e velocemente questo ciclo, allontanarvi da tutte queste situazioni, no, allontanarvi da tutta, da tutta una certa ipocrisia che chiaramente ci può essere, per alcuni di voi magari possono essere anche delle novità sul denaro, dovete superare delle difficoltà e intraprendere una strada positiva. Perché? Perché emergerà in questa settimana anche tanto per voi. Non vi aspettate questioni idilliache, questioni belle. 2 di spade, quale altra informazione vuole dare al segno della Vergine dal 6 al 12 maggio 2024? Le novità, come già vi ho detto, si tratta di inganni, bugie, menzogne, imbrogli, ipocrisia. Lì dove sembrava che regnasse l'armonia, la tranquillità, lì dove sembrava che tutto andava bene, quindi emergono questo genere di verità. Queste verità che portano comunque a discutere, ad avere dei discussioni, litigi, conflitti.
Si devono risolvere queste situazioni. Sono situazioni che devono essere risolte assolutamente. Anche tagliando. 8 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole darci per la Vergine dal 6 al 12 maggio 2024? Per ottenere la vostra vittoria, la vostra abbondanza, la realizzazione di quello che volete, vi allontanerete, ripeto, da determinate situazioni. Solo in questo modo riuscirete a risolvere quelle che sono le vostre problematiche, cercando con calma di attendere, fare le cose fatte in un determinato modo. Riuscirete a realizzare quello che volete, ma la difficoltà è quello di affrontare o di venire a conoscenza, a sapere di quelle che sono le bugie, le menzogne, di quello che vi viene raccontato che effettivamente non è vero, cioè sono proprio cose che non stanno né in cielo né in terra. Andiamo a vedere questa ipocrisia, questi imbrogli, questi sotterfugi o queste persone non affidabili per la Vergine dal 6 al 12 maggio 2024, quindi vediamo cosa vogliono questo genere di situazioni. Vogliono semplicemente conflitti, solo che il conflitto non porta alla risoluzione di nessun problema, porta probabilmente a voi stessi di rintanarvi, di chiudervi in voi stessi, proprio per evitare comunque degli attacchi, perché non volete degli attacchi. In questo caso i conflitti nella coppia, se si tratta di coppia, non portano a risolvere assolutamente nulla. Potrebbe esserci per alcuni di voi un ritorno che porta chiaramente a un conflitto e quindi di conseguenza a un tradimento. Andiamo a vedere come si concluderà la settimana dal 6 al 12 maggio 2024 per la Vergine. Un bel po' di confusione in questa settimana, dovuta a situazioni esterne alla coppia, dovuta a terze persone, a una terza persona. Però vedo che nonostante tutto c'è questa confusione, c'è un qualcosa che cambia in positivo, c'è un qualcosa che va comunque a migliorare, che va a sistemarsi, anche se si continua ancora a vivere in una situazione di blocco. Qui c'è da fare un taglio, come già vi ho detto, ve lo riconfermo, un tagliare i rami secchi oppure portare a compimento, a fine, una determinata situazione per ottenere la vostra vittoria, altrimenti a livello sentimentale ci sarà qualcosa che vi andrà a destabilizzare, quindi i tagli sono da fare. Andiamo a vedere un consiglio dai nostri angeli e arcangeli. Per la Vergine dal 6 al 12 maggio 2024. Una carta soltanto. Il 10 di terra, grande felicità sulla vita familiare, sicurezza economica, cogli la magia nelle piccole cose della vita. Quindi effettivamente se andate a chiudere, chiudete questo ciclo e andate ad allontanare quelle situazioni negative, abolendole completamente, portando a conclusione, a fine qualcosa, c'è veramente una grande felicità nella coppia, nella vita familiare. Quindi c'è anche una certa sicurezza anche nell'ambito lavorativo, c'è una certa sicurezza economica. L'Arcangelo Ariel con la carta della forza vi dice che avete tanta forza interiore, quindi dovete soltanto liberarvi dell'odio e dei giudizi degli altri, quindi liberatevi di tutto questo e perdonate, perdonate, abbiate compassione di chi chiaramente si tratta in questo modo, lasciatevele scivolare le cose. Magari risolvendole, esprimendo anche il vostro concetto, cioè non serve il conflitto, non serve litigare, ok? Giusto parlare, chiarirsi, ma poi allontanare queste situazioni chiaramente no. La forza voi ce l'avete, potete farlo e potete ripristinare una situazione. Non è detto che si deve essere tutti uniti, felici e contenti lì dove c'è meschinità.
Ma portare a compimento un qualcosa significa ripristinare quella gioia, quella felicità, ok? Accontentatevi, o meglio, accontentatevi, cogliete quelle piccolezze che la vita comunque vi sta offrendo, quindi verificate quelle, focalizzatevi più che altro su quelle, anziché su gente che chiaramente vi crea situazioni negative, situazioni meschine, che non fanno chiaramente al caso vostro. Questo è quanto, carissimi amici della Vergine, vi ringrazio, un abbraccio a tutti quanti voi e a presto.